Ogni ora che passa si aggiorna la mappa dei contagi per coronavirus. A Vasto, in provincia di Chieti, oggi il primo caso di un uomo risultato positivo al tampone che, adesso, si trova ricoverato in isolamento nell'ospedale della città. Se confermato, sarebbe il sesto caso in Abruzzo. L'88% dei positivi al Covid-19 risiede comunque in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. L'ultimo bollettino della Protezione Civile segna un aumento delle vittime, 79 in tutto, 27 in più rispetto a lunedì scorso, a fronte però di un contenimento nella crescita dei contagi in Italia. La migliore forma di prevenzione per evitare di contrarre la malattia, quella di ridurre le uscite da casa. Alla luce dei dati che ci arrivano e dell'andamento epidemiologico di questa malattia, io credo che al momento l'unica vera, seria forma di prevenzione sia la riduzione delle uscite dal proprio domicilio. Intanto continua la valutazione sulla possibilità di istituire una nuova zona rossa in provincia di Bergamo a causa dell'aumento del numero dei contagi superiore alla zona dell'Odigiano, mentre da oggi iniziano ad essere operativi anche gli ospedali militari in provincia di Lodi e Milano. A disposizione strutture, posti letto, medici, infermieri militari pronti a sostenere l'emergenza.